Buongiorno a tutti carissimi amici dal vostro Mister 92FS, recensioni armi e non solo. Bene, allora, siamo tornati oggi per poter fare l'unboxing della riproduzione della Umarex HDR50, ovvero la T4E. Quindi si tratta praticamente di un revolver depotenziato progettato per la difesa abitativa. Allora, questa è la scatola che ci viene consegnata durante l'acquisto, quindi adesso io la apro e vi farò vedere che cosa c'è al suo interno. Chiaramente troveremo subito all'occhio la pistola, eccola qui. Chiaramente vi faccio subito notare che la pistola è scarica. Poi che cos'altro abbiamo dentro? Allora, ok, una chiave a brugola e poi i classici manuali di istruzione. Allora, sì, abbiamo un manuale di istruzione, come si carica, e poi abbiamo sicuramente lo buscoletto per dove ci fa vedere la giusta manutenzione, per cosa usare per la pulizia, anche se un'arma depotenziata non è che abbia bisogno di particolari pulizie, ma l'unica cosa è che magari bisogna anche ogni tanto lubrificare la valvola con l'olio Napier WP90, che non so se lo ricordate, insomma. Allora, passiamo subito al dunque. Allora, questa sarebbe la pistola Umarex HDR50, ovvero la T4E come modello. Allora, ripeto, questa è un'arma progettata per la difesa abitativa, anche se vi dico la verità, io preferisco dire le cose come stanno. Questo qui è soltanto marketing, puro marketing, perché, diciamoci la verità, un'arma depotenziata, no? Depotenziata, che viene progettata per la difesa abitativa, dico solo, per me, almeno sul mio punto di vista, non serve a niente. Perché tra l'altro è anche scritto che l'HDR50 T4E non lede, cioè non crea lesioni, non lede il malvivente. Quindi alla fine che serve? Tanto oggi come oggi, ormai siamo dotati di tecnologia, quindi oggi come oggi, insomma, per evitare che un ladro, un malvivente, ci entri in casa, ci sono vari sistemi di sicurezza. Tipo, facciamo giusto qualche esempio, tipo porta blindata, sistema di allarme, poi anche di mettere le sicurezze sulle tapparelle, ovvero gli infissi sulle tapparelle, e chi magari può anche prendersi il cane, tiene il cane, tipo per esempio una razza di cane da guardia che lo sbrana, quindi insomma sono vari sistemi che uno può anche evitare che un ladro entri in casa. Anche se, secondo il mio punto di vista, chiaramente è chiaro che se tutti questi sistemi non sono stati sufficienti, che comunque il ladro ovviamente entra lo stesso in casa, vuol dire che tutti questi sistemi non hanno servito a niente, quindi uno magari non resta che difendersi in un modo o nell'altro con, insomma, con un'arma. Cioè, se poi il ladro esiste, allora, se esiste, allora è buon per noi, vuol dire che, insomma, se quello se ne va via, è già un vantaggio. Comunque, non parliamo adesso nello specifico. Allora, vi faccio vedere giusto la pistola. Allora, viene prodotta, ripeto, dalla Umarex. Praticamente abbiamo qui sopra una slitta, cioè sopra una slitta per poter mettere anche un dispositivo di puntamento, un red dot. Sotto lo stesso c'è anche una scina di 22 mm che si può anche mettere, che so, una torcia. Per quanto riguarda il sistema di caricamento, è a tamburo. Vabbè, tutte le pistole depotenziate, la maggior parte hanno il classico carichino, che hanno il funzionamento come ciclo di sparo a revolver. Allora, questa era solo l'unboxing, però vi posso dire che questa qui è praticamente la leva di bloccaggio del tamburo, quindi si deve spingere verso la vostra sinistra, sollevare e bloccare, e adesso il tamburo si può eliminare.
Qui questo è il tamburo dove all'interno si possono inserire 6 colpi, che il calibro della pistola è un calibro 50. Quindi ci sono vari colpi per poter mettere. Quindi ci sono anche, si usano praticamente i classici pallettoni da 50 in gomma, che chiaramente si possono anche prendere, ci sono vari pallettoni per poter inserirli all'interno del carichino. Ci sono quelli di gomma, sferici, ma ci sono anche quelli appuntiti in acciaio, che insomma alla fine vengono usati per fare delle prove, per rompere qualcosa tipo vetri o bucare lamiere, insomma. Poi anche ci sono in armeria, quando l'ho acquistata mi hanno proposto dei pallettoni gialli macchianti, che insomma sporcano di vernice, ma quelli ho detto vabbè, ma non mi servono, io devo fare solo delle prove di penetrazione, delle prove su bersagli di sagome di cartone o anche di acciaio, insomma non mi sono convinto. Però insomma, su internet si possono benissimo trovare di tutti i tipi, che più avanti nei prossimi video vi farò vedere tranquilli, ragazzi. Poi il sistema di caricamento viene usato con la classica bomboletta di CO2. Questa è la chiave a brugola da inserire qui dentro. Si svita. La bella differenza è che non è come tutte le armi CO2 che si inserisce in questa maniera, ma questa volta la bomboletta di CO2 va inserita con il beccuccio qui. Questa invece si può dire che è il caricatore. Infatti qui, io non so se riuscite a vederlo, qui all'interno c'è infatti lo spillo con la bomboletta. Però la cosa che mi rendo conto è che è chiuso, quindi mi sono detto io, ma dove passa il CO2? Semplice, guardate qua, qui c'è un ammortizzatore, l'ammortizzatore che permette di far passare il gas. Infatti, io adesso tolgo la bomboletta perché non voglio sprecarla, perché questa è nuova, però facciamo finta che la bomboletta è qui dentro, no? Io metto qui, serro con la chiave a brugola per caricare. No, non è pronta per sparare, non è pronta, ma basta fare così, basta dare un bel colpo secco. Infatti nel momento in cui l'ammortizzatore si contrae, si crea all'interno dello spillo, lo spillo vuoto, un vuoto, cioè praticamente c'è il pistone che nel momento in cui si alza, il gas, il CO2, passa all'interno. Per quanto riguarda l'autonomia, ancora non lo so, perché chiaramente dobbiamo fare un altro video per poter spiegare anche una recensione completa, quindi dovremmo fare delle prove di tiro, delle prove di sparo, e vedere quanto pesa lo scatto, quanti giallo ha. Ah, dimenticavo, per poter... Una volta inseriti i pallettoni qui dentro, dobbiamo inserire il tamburo, sbloccare la leva di sbloccaggio del tamburo. Quando avete sentito questo click, è pronto per sparare. Cioè, insomma, il meccanismo è il classico, il meccanismo di sparo è lo stesso classico delle armi depotenziate, anche revolver, anche se questo infatti è un revolver vero e proprio. Allora, devo dire che non dico adesso il prezzo, però il prezzo vero e proprio lo dirò nella recensione completa. È piuttosto economica perché lo capisco dai materiali, da come è fatta, ma anche dal peso di scatto, perché il peso di scatto mi rendo conto che è un po' pesante, quindi non possiamo pretendere di fare dei tiri precisi, perché comunque nel momento in cui sparo, vedete, io strappo, quindi non possiamo pretendere dei tiri molto precisi. Poi vabbè, con l'arma carica sicuramente vedrò, mi posso anche rendermi conto. Poi una volta che la bomboletta è inserita, che facciamo così, qui c'è praticamente il percussore che si
che si sposta all'esterno, il che significa che la pistola è carica. Poi quando invece è ritratto verso l'interno vuol dire che non è più carica. Va bene, il video dell'unboxing è terminato, io spero di essere stato molto esauriente. Al prossimo video vedremo di poter spiegare o i vari tipi di pallettoni per questa pistola oppure una recensione completa. La recensione completa, chiaramente, tempo permettendo, dovremmo farla. Ma anche per poter trovare uno spazio per poter sparare tranquilli e in armonia. Va bene. Detto ciò, saluto tutti quanti voi e vi auguro che la vostra pace interiore sia con voi. Namaste. Se questo video ti è piaciuto, metti un bel mi piace, e mi raccomando, non dimenticarti di attivare la campanella e di iscriverti al mio canale, altrimenti le notifiche non arrivano. Ciao ragazzi!